Lasciù, la prima volta, come aveva portato me a nonno, che avevo 6 o 7 anni. E un più bello ricordo da me prima commemorazione, è che come avevo giù di gente, mi teneva un scangalino, che può essere mia ben stiveggi, con i foulard rossi e bandiere, che si abbracciavano cianzendo, ma contenti di trovarsi anche una volta tutti insieme per la solenne ricorrenza. Anche de anni che non quasi 42. Stavo in Francia e con figin, con gaccio o meno, a mezzo età di quando mi aveva portato un nonno lasciù. E su che fisse ancun, sono seguito che questa storia, o ga conteva anche a lei, con la mezzo passione e la mezzo raggia di quando me l'aveva contata a me. Malgrado che fisse un passè tantissimi anni. Ora che un nonno non è più, che lo vedo contarmi, meglio che posso, a me mai ne ha. Umilmente, ma che devo contare. Perché, per conto me, le giusto cussacce, le e anche i fuenti che nasciano tra mille anni. E manco gli altri non sa dove scordare mai questa storia. Quello che ha passato lasciù, a benedita. Aux partisans, amène-moi avec toi, je semble de mourir. Et si je meurs autant qu'un partisan, enterre-moi à l'ombre d'une belle fleur. Et tous ceux qui passeront diront comme elle est belle cette fleur et ils sauront que c'est la fin du partisan mort pour la liberté. Elle est belle, citada dernière. Per la rida montagna, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mudammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, entrammo i muscoli e i cuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. È l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera, partigiani dalla folta mente schiera. Per le strade da nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Per un po' di tempo sono stato in casa con me, in mia barba. Poi la mia barba con gli antifascisti che hanno sparato
Tanto con la nave a casa, io la dovevo scappare e sono scappato anche me. In tutto frattempo, cosa succede? Che avviene un rassalamento e segnalano tutto quello che è successo. Allora, se siamo riuniti, a Cruja ha deciso di andare a trovare qualche d'uno da poi asciste, da quelli ferisse, di morti, eccetera, eccetera. Allora mi sono offerto me e dico, mia figlia, che vaga come lei, va con compagno mio. Lì domani mattina sono partito, sono andato a Benedetta. Mi ricordo che sono andato su, sono arrivato in Priaduga, sono andato su un tocco, poi ho preso Ria da Benedetta. Che in Riaco va a finire proprio da Cruce, da Cappelletta da Benedetta, e ho sfoggiato Gorzente. Siccome è a poca pianta giù, abbiamo scoperto completo, allora sono andato su dentro un turia per cercare di essere protetto, perché aveva sempre qui, che è fissa ancora di tedeschi. Mi ricordo che andava su Poria, i bordi d'Uria, e questo l'abbiamo già detto cento volte, lei ha russo dal sangue. In un mese corriva l'erba, a un lato d'Uria che ha con tutto il sangue di partigiani che aveva ammazzato. Lei va sporco tutte le sponde del torrente e sponde a russe di sangue, perlomeno per un bello tocco. E queste cose non riesco a mandarle su, malgrado che si sia passato 65 anni. Perché gli altri, il nostro sacrificio, se vogliamo chiamarlo sacrificio, perché il sacrificio è stato di quelli che hanno lasciato la vita, non il nostro. Se parliamo di quello che succedeva in montagna, il giorno da come viene da chance, perché gli altri si assettavamo in mezzo ai pre e parlavamo dell'avvenire in Italia. E in Italia quando riusciamo a liberarla, la democrazia doveva essere la cosa primaria, la gente deve essere tutta uguale, il travaglio per tutti, uguaglianza e libertà.